Ok, rinfuscio sul trono, ora. Lama tomba chumden de tejin jaba da jomba yang da paran zore sanje rwa ta chatu ta dawa jaba jidin jamba chu de garo ju hata menam je tomba sanghe chumden de jawa chaja towa chata ro ju ja su chi Lama tomba chumdende de jin shaba dra chumba yangza Sove sanje riba ta chazo temba Devara shakba jitin jemba jivu duye galo ju Hatam inam ji tomba sanje chumdende banja wa cha jato Chaza lo chuzo jazo jivu lama Tomba chumdende Shaba cha chumba yangta par Sove sanje riba ta cha suta Dawa shaba chiti chamba chivu Tve galo ya Hata minam ye tomba sanje chumdende Panja wa cha cha tuba la cha ta lo chuzo Jivu ཁྱི ཨ་ཏེ་མེན་དའེ་ཤ་ཚ་ཏོ་ཏ་བ་ཅ་ལ་ཅ་ཟ་ཏ་ཏོ་ཆུ་ཏ་སེ་མ་སུ་མ་ཨ་ཏེ་ཨ་ཡ་ལ་ཅ་ཅེ་ཅེ་ཏེན་བ་ཐམ་ཅེ་ཅེ་མེ་ཏོ་མ་བོ་སུན་ན་ཡ་ཏེ་ཅེ་ཤ་ལ་ཅ་ཏ་ལོ་ཏ་བེ ང་གྲ་ཅེ་ཅེ་དོ་དེ་དང་ཅེ་ཅེ་ཅ་ལ་ཅ་ཏ་ལོ་ཅན་ཡེ་ཅ་བེ་ལ་ཡ་ཤིང་གི་ཏམ་བ་ཡོན་དེ་ཡ་ཅ་ཏ་ཅ་མེ་ཅེ་ཅིན་གེ་བ་བོ་ཅོ་ཅོ་བ་རང་གེ་སེན་ཡེ་ཡོ་ཅོ་ཅེ་ཡེ་ཅ་ཏན་བ་ཡེ་
Recitazione tessuta del cuore. Il prossimo è nato per i rari supremi. Così una volta dei vagabondi moravano laggiù, sulla montagna piccola di avvoltoi, assieme a una vasta assemblea di monaci e un vasto sangue di bodhisattva. In quell'occasione, i vagabondi hanno assorbito una concentrazione sulle categorie dei fenomeni chiamate percezione profonda. Contemporaneamente, poi è stato ammassato a livello pietoso, sta applicandosi proprio una pratica profonda perfezione della saggezza. E vede anche i cinque aggregati come vuoti in intrinseca natura. Poi, tramite il potere del Buddha, il venerabile Shariputta, così disse a Bodhisattva Mahasattva a livello pretesa: come deve addestrarsi ogni figlio del lignaggio che desidera impegnarsi nella pratica profonda perfezione della saggezza? Così egli parlò, e Bodhisattva Mahasattva a livello pretesa rispose allora: venerabile figlio di Sarasvati, Shariputta, ogni figlio o figlia del lignaggio che desidera impegnarsi nella pratica profonda professionale della saggezza, dovrebbe applicarsi in essa nel seguente modo, osservando correttamente e ripetutamente anche i cinque aggregati come volti in classica natura. Forma vuota, la vacuità è forma, la vacuità non è altro che forma, forma non è altro che vacuità. Allo stesso modo sono vuoti, sensazioni, discriminazioni, fattori di composizione e coscienza. Similmente c'è riposo, tutti i fenomeni sono vacuità, sono privi di caratteristiche, non sono prodotti, non cessano, non sono contaminati, non sono privi di contaminazione, non diminuiscono e non crescono. Perciò c'è riposo, nella vacuità non c'è forma, né sensazione, né discriminazione, né fattori di composizione, né coscienza. Non c'è occhio, né orecchio, né naso, né lingua, né corpo, né mente. Non ci sono forme visive, né suoni, né odori, né sapori, né oggetti tangibili, né fenomeni, e neppure costituenti dell'occhio e così via. Viene a includere costituenti della mente, costituenti della coscienza mentale. Non c'è ignoranza, né estinzione dell'ignoranza e così via. Viene a includere vecchiaia e morte, l'estinzione degli invecchiamenti della morte. Similmente non c'è sofferenza, origine, cessazione e sentiero. Non c'è saggezza suprema, né ottenimenti, neppure mancanza di ottenimenti. Perciò c'è riputa, poiché non c'è ottenimento. Bodhisattva si basa nei dimoni alla perfezione della saggezza. Essendo le loro menti senza più oscurazione e paura, avendo trasceso ogni errore, raggiungo lo stato finale di Nirvana. Ed è evidente che, affidandosi alla perfezione della saggezza, tutti i Buddha dimoranti nei corpi personali completamente risvegliati hanno il sorpassare perfetto e pieno di illuminazione. Perciò, il mantra della perfezione della saggezza, il mantra della grande conoscenza, il mantra insuperabile, il mantra uguale a ciò che non ha uguali, il mantra pacifica completamente tutte le sofferenze, dal momento che anni fa sono conosciuto come verità, si proclama il mantra della perfezione della saggezza. Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Moriso. C'è riputa in questo modo che Bodhisattva Mahasattva dovrebbe distrarsi nella profonda perfezione della saggezza. Quindi il Bhagavad è messa a questa maestra, lo cioè Bodhisattva Mahasattva, a livello che ti esala dicendo: ben detto figlio di lignaggio, proprio così si dovrebbe applicare la protezione della saggezza, proprio come tu hai mostrato, le gioie scopre fine si pagata. Quando il Bhagavan ebbe così parlato, erabe sarà fatti pura. Il Bodhisattva Mahasattva arriva a Pitesvara e l'intera assemblea torna loro, assieme al mondo degli dei, uomini, semi dei, Gandharva. Esultare forse altri nomi della parola del Bhagavan. There is all I have.
Se no ci sono dei problemi con internet in questo momento, sono ripartita la connessione. Kala tebe necho tamba nye nga che tu renga ebe. Dupa rama ye poche ne te kandu tola cha zang te aga. Thank you.
facciamo offerta del mandala. Dole, Robert Sangha, Shende Samisha, Teche Taya Sangin Dajis.
타에 숨는 나들 장주스 되지 마네. 아 보디사바 토메 삼보. 아. 이 grande bodhisattva Tome Sambo. All the sufferings. Ha detto che tutte quante le sofferenze è desiderare la felicità per se stessi. È profondamente proprio questo. Non so cosa diranno gli psicologi, potrebbero dire questo, da dove dico di... Gli psicologi direbbero questo. Non ho parlato con gli psicologi ancora. Non so che cosa potrebbero dire, da dove vengono i problemi. Se vengono da altre persone, oppure altre persone dalle quali che non ci piacciono. Le persone che odiamo, le persone che non vogliamo, di cui non ci fidiamo. Non so cosa potrebbero dire. La vera psicologia è proprio questa, profondamente è proprio questa. Tutte le sofferenze vengono dal desiderare la felicità per se stessi. Naturalmente c'è quella felicità in questa vita, c'è la felicità di oggi, domani, di questa vita, nella vita, la felicità delle vite future. E così via, ci sono le felicità temporanee, poi c'è la felicità ultima della liberazione da samsara, nirvana, la felicità ultima, lo stato di beatitudine, di pace, e poi c'è la felicità incomparabile, la totale cessazione di tutte le oscurazioni, di tutte le sofferenze, e la completa, il completamento. La completa realizzazione, Sanghye, la felicità incomparabile. Questa è la felicità più elevata, il desiderio che noi dovremmo ottenere quello. È quello che noi dovremmo ottenere, questa felicità incomparabile, Sanghye, la totale cessazione da tutte le oscurazioni. Quella la dobbiamo ottenere. Buddha, lo stato di Buddha è una parola sanscrita. Quella è la felicità più alta, per sempre, non soltanto per un giorno, un'ora, in confronto al samsara e così via. Non è così, per sempre. Quello viene da lo stato di Buddha, la completa illuminazione viene da il pensiero di beneficiare gli altri, il pensiero di beneficiare gli altri. Per esempio, in televisione ho visto un po' di tempo fa un giovane, non so, forse aveva 25 anni, qualcosa del genere, penso che fosse dall'Inghilterra, un giovane, e lui stava parlando, ha detto che era stato depresso per 25 anni, per veramente un periodo lunghissimo. Ha sofferto di depressione per tantissimo. Poi dopo ha scoperto che la sua esperienza, questa, dovete ricordarvi di questa cosa qua, la sua esperienza era che, pensando agli altri, prendendosi cura degli altri, non di voi, ma degli altri, pensando alla felicità degli altri, prendersi cura degli altri, vedete?
questo diventava e diventa la causa della, questo è ciò che lo rese, che l'ha migliorato. Gesù, questa è una cosa, questa è la sua propria esperienza, dovete conoscere questo, perché è migliorato dalla depressione, dovete conoscere questo, dovete scriverlo questa cosa qua. Si va dallo psicologo, si va dal dottore, dal psicologo, poi la vita finisce. E non c'è assolutamente niente che venga curato. Così. È proprio nelle vostre mani, lo dovete sapere che è nelle vostre mani. È nelle vostre mani, dovete pensare così. Dovete pensare che questo è il miglior dottore. Il miglior dottore, la miglior guida. La cosa più importante siete voi stessi. In ogni giorno della nostra vita, se voi pensiamo in un modo corretto, voi avete la felicità proprio lì, avete la felicità. Non avete bisogno, non dovete andare intorno al mondo, cercare di trovare la felicità. Cercate la felicità. C'è la felicità lì, proprio lì, nell'ufficio, ovunque voi siete, proprio lì. Se voi pensate in un modo sbagliato, andate intorno al mondo anche centinaia di milioni di volte, non trovate la felicità, andate sulla luna, poi tornate giù, andate sul sole, poi tornate indietro, e non trovate la felicità. Have a break on the way down. From you go to the sun moon, then you have a snake on the way. You have a snake. During and. Poi andate su e intorno, andate in giro e poi dopo avete i vari snack. Poi avete uno snack durian che sono dei frutti incredibilmente maleodoranti. Avete il gelato di durian? Sì, durian. Oh, sì, ho avuto un po' di durian dopo pranzo, secco però. Kerrin poi ce me l'ha dato. Shimpudu di buono, l'ho avuto freddo, quindi quando tornate indietro, quando siete andati sulla luna, nel sole, prima di scendere sulla terra, avete uno snack sulla via del ritorno. Comunque, se voi pensate, se fate sì che la vostra mente sia coinvolta con l'attaccamento, le varie funzioni oscurano per poter vedere la realtà, convenzionale, l'impermanenza, la felicità ultima, la vacuità. Siete oscurati da vedere questo, è quindi che la base di tutte quante le afflizioni, perché da dove sorgono tutte quante le afflizioni mentali, l'attaccamento, per cui c'è una mente dolorosa, difficile separarsi dall'oggetto, essere liberi dall'oggetto. Questa è la natura dell'attaccamento.
questa è la natura dell'attaccamento. Per cui voi rendete la vostra mente, rendete la vostra mente arrabbiati e sotto controllo della rabbia, e quindi così, quindi non c'è felicità. Quindi la mente, lasciate, fatesi che la vostra mente sia sotto controllo dell'attaccamento, e quindi diventa di una natura dolorosa, difficile da separarsi dall'attaccamento. Quindi rimane come attaccata la mente, completamente appiccicata, è proprio appiccicata all'oggetto, ed è difficilissimo staccarsi dalle, diventa veramente difficile, è molto dolorosa, e questa è una delle maggiori sofferenze che noi sperimentiamo. È tutto quanto nelle vostre mani, dipende completamente da voi, di quello che vi piace. Quando voi imparate il Lamrim, allora ora volete pensare in un modo positivo o in una maniera sana, e non rabbia, non attaccamento, non ignoranza, ma in un modo positivo, una mente sana, una mente positiva, una mente virtuosa, che porta come risultato soltanto la felicità, non soltanto la felicità di oggi, ma anche la felicità per il futuro, per la liberazione da samsara, uno stato di beatitudine pacifica. Avere le afflizioni mentali, attaccamento, permettete alla mente questa, date sofferenza a voi stessi, voi date sofferenza a voi stessi, voi create la vostra stessa sofferenza, siete voi che vi create i vostri problemi, capite cosa voglio dire? Voi siete il creatore, studiando l'Amrim lo sapete, voi siete il problema, voi siete la causa dei vostri problemi, voi siete i creatori della vostra illuminazione, voi siete il creatore del vostro inferno, voi siete il creatore del vostro samsara, siete il creatore del vostro nirvana. La vostra mente, dovete sapere questo, è tutto nelle vostre mani, quindi tutto nelle vostre mani, quello che fate dipende da quello che fate voi con la vostra mente. Sì. È come se voi non avete la libertà, non ho la libertà, no, e invece se tutto quanto la vostra vita è sempre così, siete voi creatori della vostra felicità, non lo sapete questo? Sapete questo? Non avete assolutamente idea, non conoscete il Dharma, non avete conoscenza. Voi siete creatori di tutte quante le felicità fino all'illuminazione. Se voi non conoscete il Dharma, questo è il problema. Non conoscete il significato della vita. Forse dico queste cose qua. Quindi la sofferenza, non c'è il karma di incontrare qualcuno per spiegarla, e anche se c'è qualcuno che spiega, ma spesso le persone non ci credono, scappano via, anche se incontrano qualcuno che può spiegare le cose in un modo corretto, però non hanno il karma e quindi scappano via. Anzi, si arrabbiano. Per cui è completamente nelle vostre mani, tutto questo nelle vostre mani. Nella vita quotidiana, la felicità e i suoi problemi sono nelle vostre mani. Dipende da come voi pensate. Nella vita successiva
reami inferiori e superiori e nelle vostre mani. Samsara e Nirvana sono nelle vostre mani. Illuminazione o inferno è nelle vostre mani. Siete voi i creatori. You see, you are sick, then, se voi siete malati, avete bisogno di un dottore saggio, avete bisogno di un bravo dottore. Se non trovate un dottore ignorante, se trovate un dottore ignorante e quindi vi fa una diagnosi sbagliata, vi dà le medicine sbagliate, e dovete trovare un dottore saggio. Un dottore saggio che sa esattamente la malattia che avete e quindi vi dà la medicina giusta, vi dà la giusta medicina. Però allora vi dà l'informazione, oppure vi dà le medicine, però non la prendete, accumulate un sacco di medicine, quindi naturalmente non potete guarire dalla vostra malattia. Dovete prendere le medicine. Così allo stesso modo il Buddha, l'onnisciente, che ha una compassione che abbraccia tutti quanti gli esseri senzienti, ogni essere senziente, non ha importanza quanto piccolo sia. Insetti, adesso non mi ricordo più i nomi di questi piccoli insetti. Comunque, l'onnisciente ha dato insegnamenti, ha mostrato il sedere, ha dato insegnamenti ha mostrato discendendo nel mondo, è disceso nel mondo e ha mostrato le 12 azioni per noi essere senzienti, che possiamo imparare il Dharma, per insegnarci come praticare il Dharma. Ci ha mostrato la sofferenza, per cui il Buddha è disceso da Tushita, è stato concepito, è nato, era un bambino come un bambino ordinario, poi era giovane, ha fatto le competitività, ha fatto competizioni, poi si è sposato, dopo il matrimonio ha visto quante le varie sofferenze dell'invecchiamento, la malattia, della morte, tutte queste cose. Per cui a un certo punto una notte è scappato via dal palazzo per praticare il Dharma. Così. Poi alla testa di Nalanda si è tagliato i capelli e lì il grande fiume Naranjana, e poi ha vissuto una vita ascetica per 6 anni in un posto vicino a Bodh Gaya, dove Buddha ha vissuto per 6 anni vivendo una vita ascetica per 6 anni. Poi in Bodh Gaya una mattina presto ha raggiunto l'illuminazione. In quella sera milioni di Mara Chewa
Saya è prima e poi Cewa è dopo. Dopo 10 milioni Mara hanno cercato di attaccare il Buddha con tutti i tipi. Hanno attaccato Buddha con tantissimi diversi e hanno lanciato le pallottole, sparate le pallottole, hanno buttato un sacco di cose. Mentre invece tutto quanto sono diventati dei fiori. E i fiori sono caduti e Buddha non si è assolutamente mosso. E in quel modo lui ha messo sotto controllo 10 milioni di Mara. Che avevano assunto innumerevoli forme e Buddha non si è mosso neanche di un attimo, ma ha generato un'incredibile e amorevole gentilezza per sottometterli. Ha sottomesso i 10 milioni di Mara, li ha sommessi con l'amorevole gentilezza. Quello è veramente un grande insegnamento per noi. Non ha assolutamente arrabbiato o con rabbia, sì. Questo normalmente è quello che fanno le tigri, quello che fanno gli animali, loro fanno così, no? Sì. Loro sono molto bene, immediatamente attaccano indietro, no? Buddha invece assolutamente non si è mosso per sottomettere e domare tutti quanti, anche se loro avevano sparato le pallottole o tutto il Monte Nero gli aveva buttato addosso, hanno cercato di danneggiare il Buddha, ma Buddha ha manifestato, si sono manifestate come vecchie donne e poi altre donne che per disturbare Buddha, per attirarlo con l'energia sessuale, ma Buddha non si è rimasto completamente impassibile, non si è completamente, Buddha era una completa concentrazione e quindi non ha cercato di mostrare il sesso per danneggiare il Buddha, hanno cercato di danneggiare il Buddha per distrarlo, ma non ci sono riuscite perché lui ha domato tutti quanti con un'amorevole gentilezza, generare l'amorevole gentilezza verso gli esseri senzienti è la migliore protezione, è la migliore protezione per voi dall'essere danneggiata, per gli esseri umani e anche dagli esseri non umani. Quindi questo mostra che cosa Buddha ci ha mostrato, quello che possiamo fare noi con la nostra mente. Il Buddha era un essere ordinario come noi, che aveva dei problemi, poiché è stato in grado di cambiare la sua mente nel prendersi cura degli altri, gli altri che sono innumerevoli, essere senziente, ogni singolo essere senziente. Prendersi cura degli altri, lasciare andare l'io, prima si prendeva cura dell'io e rinunciare agli altri. E quindi lì venivano tutte quante le sofferenze, tutti quanti i problemi, esattamente come noi. Per cui Buddha fu in grado di cambiare. Non solo il Buddha, ma innumerevoli esseri senzienti sono stati in grado di fare questo e hanno raggiunto l'illuminazione. E noi siamo un pochettino in ritardo, perché non siamo ancora liberi dal samsara, anche se gli altri innumerevoli altri hanno ottenuto l'illuminazione cambiando la loro mente con il pensiero di beneficiare gli altri, invece di prendersi cura di se stessi. Hanno pensato di beneficiare gli altri, hanno lasciato andare l'io. Prima abbiamo lasciato andare gli altri, siamo presi cura dell'io da rinascere senza inizio. E quindi questo ha portato soltanto sofferenza. La felicità, però, è una felicità samsarica, che è della natura della sofferenza.
sofferenza e cambiamento. E questo viene dalla sofferenza onnipervasiva di aggregati composti. Ok, così. Quindi Buddha, che la realtà è illuminata, in realtà ha mostrato le 12 azioni in India e ha raggiunto l'illuminazione a Bodh Gaya. Questo è in accordo al veicolo dei seguaci del veicolo inferiore, e questa è la prima volta. Ma per i Mahayana, dal punto di vista dei Mahayana, il Buddha era già illuminato da molti eoni prima, ma quello che Buddha ha mostrato le 12 azioni è stato praticamente perché Buddha ha preso le nascite. Mentre Buddha prende rinascita qui in un altro universo, ha raggiunto l'illuminazione. Mentre Buddha è illuminato in un altro universo, dà insegnamenti. Quindi mentre il Buddha qua prende rinascita in un altro universo, mostra di essere illuminato. Mostra contemporaneamente varie azioni in vari universi. Questo è quello che succede. Questo per cui Buddha era già illuminato da eonico, per cui per i Mahayana non è la prima volta, è semplicemente un... per mostrare la sofferenza, mostrare da dove viene la sofferenza, e quindi che si può eliminare la sofferenza, non bisogna soffrire continuamente, c'è il sentiero, si può ottenere la cessazione, e quindi... Si può ottenere la completa illuminazione da questa mente. Questa mente può ottenere l'illuminazione perché la mente ha questa incredibile potenzialità per mostrare questo. Non dovete essere sempre depressi, non dovete pensare così, non dovete rimanere depressi. Quindi Buddha ha mostrato questo per liberarci da queste sofferenze. Per mostrarci come praticare il Dharma. Perché è importante praticare il Dharma? Per quale motivo è importante praticare il Dharma? Ha insegnato le 12 azioni. La nostra mente è la natura di Buddha, ha tutte le potenzialità. E noi possiamo così ottenere l'illuminazione. Per mostrarci questo. E lui ha mostrato le 12 azioni. Marpa, il guru di Milarepa,
ha menzionato il guru Milarepa, che ha fatto sì che Milarepa, anche se lui aveva ucciso più di 36 persone con la magia nera e anche moltissimi animali, cavalli, poi nell'inizio della sua vita, e poi successivamente costruendo le tre torri completamente da solo, seguendo i consigli del Guru Marpa, per molti anni non ha ricevuto alcun insegnamento, ha ricevuto soltanto sgridate, poi è stato picchiato, questo perché potesse purificare tutto il karma negativo. Marpa era un essere illuminato, non era un essere ordinario, ha manifestato la divinità, il mandala della divinità, e dato iniziazioni. Così Milarepa è riuscito a ottenere l'illuminazione in quella stessa vita, nel breve tempo di una vita, ha ottenuto di questi tempi degenerati. E così ce ne sono tantissimi altri che hanno ottenuto l'illuminazione, ce ne sono tanti altri che l'hanno ottenuta, che non sono così famosi come Milarepa in Occidente. Ci sono tanti che hanno ottenuto l'illuminazione nel breve tempo di una vita, di questi tempi degenerati, come Yawen Sapa, o come la Chokhi Dorje. Comunque, nella vita, alla fine della sua vita, aveva creato un moltissimo karma negativo all'inizio della sua vita, però successivamente alla fine è riuscito a ottenere l'illuminazione. Dovete sapere questo: se voi lavorate con la vostra mente potete ottenere l'illuminazione nella stessa vita, non dovete aspettare, nella stessa vita in cui avete creato il karma negativo potete comunque ottenere l'illuminazione. Per cui se voi non avete ucciso tanti esseri umani, non avete ucciso neanche un essere umano, per cui vedete, capite? Milarepa ha ucciso 600 o 65, 67 o qualcosa del genere, e poi ha ucciso moltissimi animali che erano al piano terreno. Molti di noi non hanno ucciso neanche un essere umano, capite? Lo sapete questo, no? Per cui lo scopo di Milarepa, dovete leggere il libro di La storia della vita, per sviluppare il coraggio, non essere depressi, quindi così potete avere il coraggio, potete utilizzare la vostra mente per ottenere l'illuminazione, non soltanto pregare Dio, 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 Dio mi aiuterà, Dio mi aiuterà, io non ho bisogno di fare niente, perché voglio dire una cosa. Allora, sì, ci sono molte persone nel mondo che credono in Dio, nei Buddha, e loro pensano è completamente nelle mani di Dio, è completamente nelle mani di Buddha la loro vita. E loro non possono fare niente, è nelle mani di Dio o di Buddha. C'era una famiglia in Malesia, sono stato con loro due volte, una volta prima che ci fosse il centro in Malesia. Tony Wong, che stampa i libri, quello è il suo lavoro. Sua moglie era cristiana e lui in qualche modo aveva veramente una forte connessione con Kuan Yin, l'aspetto femminile di Cerresi. E poi un giorno lui disse, se lui
se lui avesse vinto la lotteria, la moglie gli aveva permesso di diventare buddista. Per cui lui ha comprato il biglietto e vinse la lotteria. Per cui lui fece così, no? Quando è diventato buddista. Ma comunque, anche prima, lui aveva una connessione con Kuan Yin. E così, quando si entrava nell'ufficio, a sinistra c'erano molti amici, lama incarnati, Kagyu, Nyingma e molte statue di Buddha. E da questa parte c'era sua moglie, Baba, forse un Baba induista. Sai Baba, c'era la foto di Sai Baba. E poi c'era Gesù Cristo, l'altare, c'era l'altare di sua moglie, in questo lato. E finché non è cominciato il centro in Valencia, lui mi ha invitato 2 volte e lei ha organizzato dove io potevo stare, che cosa fare. Per cui dovevo arrivare al sabato o al venerdì nel suo ufficio. E c'erano moltissime persone malate e quindi recitavo il mantra di Charvesi lungo per molte ore. Lui al sabato o al venerdì nel suo ufficio aveva moltissime persone malate che andavano da lui e quindi lui recitava il mantra di Charvesi, quella versione lunga, per molte ore. Molte persone andavano, ragazze, uomini, non so, e anche persone che venivano possedute, non sono ben sicuro. E poi facevano i mudra, facevano le persone malate. E poi c'erano tantissime persone anche sulle scale che aspettavano. Lui aveva una connessione speciale con Kuan Yin. Alle 9 lui riceveva come la predizione da Kuan Yin. E così. Lì aveva una giara di acqua e recitava il mantra di Charvesi, il mantra di Charvesi, quello più lungo. Forse c'era una parola in sanscrito, forse lui ha fatto il ritiro, forse ha fatto una parola in sanscrito, forse. Lui aveva chiesto a Siddhi Rinpoche riguardo a questo mantra e quindi lui l'ha recitato. Siddhi Rinpoche era nell'aspetto, lui non lo sapeva, quindi poi ha chiesto a me, mi ha chiesto, e poi io gli ho detto con lui che avrei controllato. Poi più tardi a Londra, Sera era lì al centro di Londra, non al centro Manjushri, a Londra, Cambria. Il Manjushri era in Cambria, nel centro di Londra. Successivamente, poi lei è stata lì. E mi ha dato il Manikumbum composto da Sonzen Gampo, il re del Tibet, che era una manifestazione di Charvesi. Ho letto, non ho letto tutta quanta la cosa, però una parte, quindi ho visto il mantra lungo lì e quindi ho chiesto a Geshe Champateccio, che era l'abate del monastero di Nalanda in Francia, l'abate del nostro Sangha, e lui ha chiesto a Sarath, che c'era un'università tibetana. Lui era stato un insegnante lì, e quindi gli ho dato questo mantra da tradurre il significato. Mi ha tradotto il significato. Alcune parti non sono state tradotte perché ha detto che erano segrete. Non so bene, però la maggior parte è stata tradotta.
Questo è successo molti, molti anni fa. Ma non ho sentito, soltanto un sanscrito in quella lingua. Non sono sicuro. Comunque, qui c'è la storia, è che lui ha curato moltissime pazienti. Ieri c'era il marito che era sostenuto dalla moglie e dagli amici che venivano portati nel suo posto. E poi lui dava l'acqua che le persone bevevano e il giorno successivo lo tornavano indietro senza essere sostenuti. Ci sono tantissime storie che lui aveva curato, aveva guarito un sacco di gente. La prima volta quando sono andata in Malesia, mi ha accompagnato da Kuala Lumpur, fino a un posto vicino a Singapore. Quindi c'era un centro Kagyu lì e c'era un'auto, una macchina che era guidata. Questa macchina che aveva accompagnato anche la, era uno studente di Lama Yeshe, aveva conosciuto Lama Yeshe. Quindi Tony Wong venne con me e ha cominciato a spiegarmi quante persone è riuscita a guarire e ha continuato a dirmi quante persone è riuscito a guarire, e poi in questo viaggio non è riuscito a finire di raccontarmi. Quindi c'era una famiglia, una famiglia abbastanza ben agiata, e questo è quello che è successo, è che loro quando i lama venivano, andavano, alcuni amici di Tony Wong o qualcuno li portava, andavano a vedere i lama per ricevere iniziazioni, forse non molti insegnamenti con la logica, forse non molti insegnamenti, questa è la mia sensazione, ma non molto, andavano per iniziazioni per ricevere le benedizioni. E penso che questo sia successo varie volte. Molti lama vanno e comportano i loro amici per ricevere iniziazione. Questo è abbastanza comune così. Cioè, quello che è successo è che un giorno, all'improvviso, il loro figlio è morto. Allora il padre ha buttato le statue di Buddha, le statue che erano state date dai lama, l'ha buttata per terra. Il Buddha non ha aiutato. Si è lamentato. Il Buddha non ha aiutato. Per cui io penso che il Buddha, sembra che tutto quanto sia nelle mani di Buddha, tutto quanto sia nelle mani di Dio. Buddha non ha aiutato e ha buttato tutte quante le statue per terra nel pavimento e le ha rotte. Questo è veramente il pericolo. Se voi non sapete, se voi non avete imparato gli insegnamenti di Buddha, la logica, non avete studiato bene, non avete ascoltato bene, allora c'è il pericolo che voi credete che tutto quanto sia nelle mani di Buddha, che sia il desiderio di Dio. E così questo lui ha buttato tutte quante le statue per terra. E non solo questo, sono sicuro, ci sono anche molte persone che pensano in questo modo, che pensano a Dio o Buddha. E questo perché non credono al karma, non hanno pensato al karma, non conoscono il karma. Questa meditazione che abbiamo fatto per il sentiero graduale dell'illuminazione. Dovete sapere queste cose. Dovete conoscere il karma, dovete conoscere i reami inferiori, il rifugio, il karma. Quindi non hanno pensato al karma, le cause d'effetto.
le azioni positive, il risultato, le azioni negative che portano all'infelicità. E non hanno pensato assolutamente a queste cose qua. E quindi, vedete, non sanno assolutamente, c'è una totale ignoranza su questo. Hanno buttato per terra le statue di Buddha perché pensavano che tutto fosse nelle mani del Buddha. Dovete conoscere queste cose, dovete sapere queste cose. Quindi non avete imparato gli insegnamenti bene, se non conoscete gli insegnamenti bene, se non conoscete bene gli insegnamenti, allora questo è il rischio. Semplicemente molti uomini possono venire e dare iniziazioni. So, doctor, you met the wife doctor. Okay, daughter could please come in. What means it? Dovete avere, andare da un dottore che sia saggio, che sappia bene come fare la diagnosi e anche prendere le medicine che lui prescrive. Non è possibile poter guarire se voi non prendete le medicine che lui prescrive. Dovete andare da un dottore saggio che fa la diagnosi giusta, che dà le medicine, e se voi dovete prendere le medicine, però se voi invece fate soltanto in giro, prendete, portate in giro con voi tutte quante nei bagagli di medicine senza prenderle, allora queste non aiutano assolutamente. Voi dovete prendere le medicine, se voi siete la responsabilità, voi avete la responsabilità, avete la responsabilità, capite? Dovete sapere questo, dovete comprenderlo bene nel vostro cervello. Avete la responsabilità, capite? Dovete sapere questo. Ho pensato, Dio, Buddha. Esattamente la stessa cosa. Buddha ha spiegato il sentiero per l'illuminazione nel Kangyur e anche tutti quanti i pandita di Nalanda hanno seguito gli insegnamenti di Buddha, hanno scritto i commentari. Ci sono più di 200 volumi. Per cui se prendete la medicina, allora questo potrà curare la malattia. Allora il dottore vi sta aiutando, perché voi prendendo le medicine, le medicine vi cura la malattia. Ecco come il dottore vi aiuta, capito? Dovete comprendere questo, sapere questo. La stessa cosa, praticando gli insegnamenti che Buddha ha dato, allora, per sottomettere la vostra mente, per domare la vostra mente, le cause della sofferenza, per eliminare le cause della sofferenza, le afflizioni, per cessare così il karma. Allora, quello è prima ci sono gli insegnamenti, tutti gli insegnamenti sono lì. Buddha ha dato gli insegnamenti in questo mondo, sono ancora presenti. Ecco come Buddha. E quindi se voi non volete la sofferenza, potete essere liberi dalla sofferenza, potete essere liberi dalla sofferenza seguendo quello che Buddha ha insegnato. In questo modo Buddha ci aiuta. In questo modo possiamo ottenere la liberazione dal samsara e l'illuminazione e la felicità. Per cui vedete? Sì.
se voi vi affidate a Buddha, sì, certamente, a Buddha Dharma e Sangha, però voi la cosa più importante è nelle mani, è tutto nelle vostre mani, dipende completamente da voi, esattamente, se voi, come il dottore, no, vi dà le medicine, se non prendete le medicine, così, dipende se voi praticate l'insegnamento oppure non, se purificate il karma negativo oppure no, per poter essere liberi dalla sofferenza, per cessare il karma negativo, e allora potrete essere liberi dalla sofferenza e potrete ottenere tutte la felicità ultima fino all'illuminazione. Questo è completamente nelle vostre mani, è completamente, dipende da voi. Dovete sapere questo, dovete avere la comprensione di questo. Quindi io penso che la cosa principale, la cosa più importante, la cosa che dobbiamo comprendere bene è che voi stessi siete il principale creatore della vostra felicità e della sofferenza. Siete voi stessi i creatori. Per cui questa è la guida principale che il Buddha ha dato, gli insegnamenti. Buddha ha lasciato questi insegnamenti in questo mondo e quindi avete bisogno di praticarli, dovete realizzarli. Quindi così, man mano che voi praticate, il Buddha vi sta guidando. Man mano che voi praticate, effettivamente Buddha vi sta guidando. Per cui la cosa principale è che è tutto quanto nelle vostre mani, dipende completamente da quello che fate voi con la vostra mente. Questa è la cosa principale. Quindi, se voi seguite un dottore sbagliato, seguite un dottore sbagliato che dà le medicine sbagliate, fa una diagnosi sbagliata e seguite quello, e allora il dottore saggio non vi può aiutare. Dovete sapere questo, ok? Dovete conoscere questo. Per cui se voi non seguite il Buddha, ma seguite un sentiero sbagliato, allora Buddha non vi può aiutare, Buddha non vi può guidare, perché se voi non seguite Buddha, seguite un sentiero sbagliato, un altro sentiero, allora quindi Buddha non può aiutarvi, non vi può guidare. Vi conduce in un sentiero sbagliato di vita in vita per centinaia nel sentiero sbagliato, quindi vi porta nel samsara, vi continuano a tenere nel samsara, nei rami inferiori, così. Quindi potete vedere, qui potete vedere che la cosa principale dipende da quello che fate con la vostra mente, dipende da quello che voi fate con la vostra mente. Quindi se voi seguite la guida giusta, l'amico corretto, il corretto fondatore, allora questo vi può portare veramente
alla felicità fino all'illuminazione. Ma se invece seguite un amico sbagliato, un amico, un fondatore sbagliato, un maestro sbagliato, allora c'è tantissima felicità, infelicità in questa vita, di vita in vita, soltanto sofferenza fino ai reami inferiori. Per cui, quindi, dipende completamente da voi. La vostra felicità dipende completamente, fino all'illuminazione, dipende tutto quanto da voi. Voi avete la responsabilità, voi dovete sapere questa cosa qua. Dovete stare veramente molto attenti. Dovete stare veramente molto attenti. Quindi questo è ciò che voglio enfatizzare. Voi siete la, dipende completamente da voi, il vostro giudizio, il vostro modo di pensare, il vostro modo di pensare, come pensate nella vostra vita. Per cui tutto quanto è nelle vostre mani. La vostra felicità, la vostra sofferenza dipende completamente da voi, completamente nelle vostre mani, dipende dalla vostra mente. Dovete sapere questo. E poi, ok. Un altro argomento. Quindi la completa illuminazione viene dal pensiero di beneficiare gli altri. E quindi questa è la pratica di Bodhisattva. Ha detto questo il Bodhisattva Trogme Sammo. Quindi ascoltiamo gli insegnamenti per essere di beneficio per ogni essere senziente, per innumerevoli essere senzienti di ogni reame e per beneficiare ogni essere senziente. Allora noi ascoltiamo gli insegnamenti con una mente una motivazione di bodhicitta e anche per ottenere nirvana, lo stato di beatitudine, di pace. Non si può tenere, uno deve ottenere la completa illuminazione ed essere in grado di liberare gli innumerevoli esseri senzienti dell'oceano di sofferenza e samsara e condurre la completa illuminazione completamente da solo. E quindi gli innumerevoli esseri negli inferi, innumerevoli spiriti famelici, innumerevoli animali, innumerevoli esseri umani, innumerevoli sura e asura, tutti quanti fino alla completa illuminazione, tutti quanti senza lasciare fuori nemmeno uno. Con questo io mi accingo ad ascoltare gli insegnamenti. Quindi voglio terminare almeno questo. C'è un altro testo quando Buddha aveva
ha vissuto per 25 anni in India, quando Buddha è stato, dove Buddha ha vissuto per 25 anni, dove Buddha ha vissuto la maggior parte del tempo, per 25 anni. E poi c'era un altro posto dove ha vissuto, in quell'area ha vissuto per 25 anni, a Sravasti. Chiabjekirti Sanzabrin, poi c'è uno dei miei guru dal quale ho ricevuto iniziazioni e insegnamenti. Rinpoche ha incontrato Sua Santità in India, a Sravasti. Ashravasti ha ricevuto insegnamenti di Lamrim, i fondamenti di tutte le qualità eccellenti, e poi Rinpoche stava, lo dava quel posto moltissimo per molti anni. Non sono stato lì, ho mandato uno studente italiano, penso fosse a quel tempo fosse monaco, Stefano. L'ho mandato a controllare questi posti sacri e lui ha detto che il posto sacro lì, dove voi quando meditate lì, la meditazione semplicemente viene senza alcun tipo di fatica, semplicemente uno si siede alla meditazione. Poi ci sono in altri posti, bisogna metterci dello sforzo, ma in quel posto è veramente semplicemente la meditazione arriva. E dopo un certo periodo sono andato lì e lì sono andato con qualche studente, sono arrivato lì e abbiamo fatto le preghiere lì, c'era un tempio cinese lì, non mi ricordo. Poi è l'unico posto che quando si va via i lavoratori indiani mi hanno chiesto, è l'unico posto dove i lavoratori indiani mi hanno chiesto di costruire un monastero lì. Veramente molto interessante. E poi stavo andare a costruire delle case di ritiro per fare meditazione lì. Volevo costruire 7 stanze, ma poi c'è sempre bisogno di trovare degli studenti che si prendano cura poi del centro, come Tushita Dharamsala, il Routine Institute a Bodh Gaya. Poi ci sono tanti, ma c'è bisogno di avere tanti studenti che si prendano cura del posto, per cui è difficile trovare, e non si può mettere lì chiunque. Che ci deve essere qualcuno che sia di beneficio, per cui siccome non ho trovato, allora ho dovuto cancellare, non ho potuto costruire le stanze lì a Sravasti. In Lung Tenzin, nel testo, Buddha stava dimorando a Sravasti. I think Kim Dok message might be sort of beneficial. Kim Dok forse vuol dire che è di beneficio questa, penso che è Jim Dang, Kim Dang, penso che sia il nome della famiglia. Lui ha costruito un parco per il Sangha delle quattro direzioni. Il tempio che non c'era stato un disegno, non c'è veramente un disegno, fuori non c'erano dei dipinti. E sembrava abbastanza brutto, ed è stato spiegato a Buddha. Quindi Buddha ha spiegato di disegnare e che cosa disegnare. Allora hanno chiesto a Buddha e Buddha ha spiegato
in Buddha Sakatuya. Buddha ha spiegato Buddha stesso ha spiegato, ha mostrato il sentiero, forse ha detto ha spiegato appunto di disegnare la ruota della vita e i livelli dei cinque esseri trasmigratori sul muro, fuori dal muro, fuori intorno al tempio, e intorno al tempio di disegnare la storia della vita, la storia della vita di Buddha in un modo chiaro. E poi quando Buddha era vivo, Buddha dimorava lì. The outland country. I paesi confinanti i re dei paesi confinanti, il re aveva offerto al re Tsuzin Nimpo un'armatura molto preziosa, veramente una cosa senza prezzo. E l'altro re non sapeva esattamente che cosa dare, come per contraccambiare il regalo che aveva ricevuto. Non riusciva assolutamente a sapere che cosa, perché veramente quello che gli aveva regalato l'altro re era veramente senza prezzo. E quindi questo re, il re Odigyan. E così lui chiese ai ministri, discusse con i ministri, e i ministri gli dissero, chiedi a Buddha, no? Che cosa è meglio che tu possa regalare. Allora Buddha gli ha detto, i ministri avevano discusso, dicevano, disegna il santo corpo del Buddha e te lo mandi. Quindi chiese a Buddha, e Buddha gli diede il permesso, però l'artista non poteva disegnare il santo corpo del Buddha perché era troppo magnifico. Per cui il Buddha disse, Buddha mandò l'ombra del suo santo corpo su una stoffa bianca e che potevano copiarlo da lì. E Buddha dice, e poi potete riempirlo di vari colori questa immagine. E dopo che avevano finito di disegnare il santo corpo del Buddha, sotto potevano prendere rifugio, la base per i tre addestramenti superiori, i precetti, e poi i 12 anelli dell'interdipendenza, l'evoluzione di come si nasce nel samsara, e poi viceversa, anche all'indietro. C'è appunto il disegno che in ordine e anche c'è la ruota della vita alla parte, e poi ci sono i versi che ho spiegato ieri, che ho tradotto ieri, che mostrano il vero sentiero. E così il Buddha ha spiegato questo. E quindi dice, manda questo al re dei paesi confinanti. E quindi il minuto che hanno sentito il nome di Buddha e il minuto che ha visto il dipinto, il disegno del santo corpo del Buddha, semplicemente dal vedere quello, lui ha un'incredibile devozione.
e quindi prese rifugio prese rifugio da Buddha e poi ha meditato sugli 12 anelli dell'interdipendenza, l'evoluzione e anche all'indietro. E così lui ha percepito direttamente la vacuità, realizzato la vacuità direttamente. E così lui ha ottenuto Drachampa, lo stato di Arhat, lui ha raggiunto lo stato di Arhat come risultato. Per cui questi dettagli sono spiegati nel testo Dua Luna C'è. Quindi questo è ciò che è successo. Il re vide il disegno e appena ha sentito il nome di Buddha e ha visto il disegno, ha avuto un'incredibile devozione e ha realizzato la vacuità direttamente. E quindi in quel modo ha ottenuto il nirvana, lo stato di Arhat. Vedete che benefici, veramente incredibili benefici. Quindi questo è il metodo sublime per liberare gli esseri senzienti dalla sofferenza del samsara. Quindi questo che mostrano le quattro nobili verità, i 12 anelli di interdipendenza, e attraverso questo gli esseri senzienti, per quanto si impegnano, come vagano, come si impegnano, come si coinvolgono nel samsara, come svagano nel samsara, e anche come essere liberi dal samsara, quindi come creano il samsara e come possono essere liberati dal samsara. Questo è quello che mostra la ruota della vita, quindi gli esempi, il significato, perlomeno il disegno. Buddha ha spiegato il disegno e quindi ha spiegato come disegnarlo, ha spiegato così i vari metodi e ha rivelato così i vari metodi. Seguendo quello, quasi deve essere fuori da tutti quanti i templi. Questo è disegnare questo sistema fuori dal tempio, la ruota della vita. E qui noi l'abbiamo nel nostro monastero, nel monastero femminile, che è il più corretto. E poi successivamente è stato disegnato in molti monasteri. Anche nei paesi confinanti, in centro Tibet, dappertutto, quasi tutti quanti i templi hanno questo disegno fuori dalla loro porta, al cancello dei templi, all'ingresso. E c'è questo disegno della vita, cosa della vita. E questo è successo esattamente come Buddha ha consigliato. Anche se non l'avevano, per esempio Geshe-Zopa non aveva altro come in Sri Lanka, Burma, forse non hanno come hanno nei monasteri tibetani la ruota della vita disegnata fuori. Ci sono alcune differenze nei vari disegni. In Tibet disegnano la ruota della vita, e come ho menzionato ieri, alcuni sono corretti, alcuni non sono corretti.
non hanno, tutti quanti non hanno la referenza, riferimenti puri, alcuni non sono corretti, alcuni sono corretti. E se voi volete, dovete disegnarlo, dovete farlo correttamente. Se lo dovete disegnare correttamente, correttamente gli insegnamenti di Buddha, i commentari nel centro, nel centro. Nel centro c'è l'attaccamento che è nell'aspetto di un, di un, lui dice un piccione, e la rabbia nell'aspetto di un serpente, l'ignoranza nell'aspetto di un maiale. E poi il piccione e il serpente, la loro coda è nella bocca del maiale. E questo è come deve essere dipinto. Perché questo mostra che l'attaccamento e la rabbia sono sotto il controllo dell'ignoranza, derivano dall'ignoranza. Quindi per comprendere questo, vengono dalla bocca del maiale. E Cesopa disse, in altri disegni si dipinge l'uccello come un gallo. Come un gallo. Come? Rus what? Che cosa? Rust. Come gallo. O pig. O come maiale o qualcosa di carino, no? Loro lo disegnano. Poi questi tre, uno le bocche, le code sono una nella bocca dell'altro, quindi così. Però Geshe-zopa ha detto che se lo viene dipinto in questo modo, però nel Vinaya, nel testo delle radici del Vinaya, nel commentario di questa, è spiegato che da Buddha, ha spiegato che come ho detto prima, non come l'ho spiegato ieri anche. Quindi nel testo radice l'attaccamento, la rabbia nel centro, c'è l'attaccamento, la rabbia e l'ignoranza. Quindi il piccione, il serpente, il maiale in quell'aspetto. E punto, come quello ho detto prima, nella bocca del maiale c'è appunto nel maiale, come ho detto prima, c'è appunto c'è la coda degli altri due, del piccione e del serpente. Questo è quello che è detto nel testo. Ora c'è l'offerta del tè.
Stai parlando tibetano? No, non si capisce niente. Non stai parlando tibetano. Quindi ancora, come ho spiegato riguardo il Buddha, ha ottenuto lo stato dell'onniscienza, ha purificato tutti quanti gli ostacoli, le oscurazioni sottili, e non ha assolutamente alcun tipo di oscurazione. Buddha non ha alcun tipo di oscurazione né resistenza. Il santo corpo del Buddha, il santo corpo del Buddha non ha resistenze, il corpo del Buddha può coprire tutte quante le esistenze, il santo corpo del Buddha copre tutte le esistenze, quindi dal momento che copre tutte quante le esistenze, la santa mente del Buddha copre tutte quante le esistenze, il modo come Buddha vede tutte quante le esistenze non è con semplicemente con il binocolo. Noi mettiamo il binocolo per vedere lontano, no? Ma non è così. Buddha, il modo di vedere le cose, il passato, il presente e il futuro, i fenomeni passati, il presente e il futuro, li vede direttamente. E la mente del santa mente del Buddha pervade tutte quante le esistenze, il santo corpo del Buddha copre tutte le esistenze. Buddha vede le cose direttamente in quel modo, non come noi guardiamo molto lontano con l'aiuto del binocolo, non così, ok? Non in quel modo. La mente del Buddha non ha resistenze. La santa mente del Buddha non ha resistenze. E noi, che non abbiamo ancora realizzato in alcun sentiero, nessun tipo di sentiero per l'illuminazione. Per cui, così, in questo modo, siamo ancora in uno spazio completamente scuro, completamente buio. La nostra mente è molto oscurata in questo modo. E quindi il nostro corpo, la nostra mente è completamente al buio, mentre invece il corpo è il santo corpo del Buddha, la sua santa mente non ha alcun tipo di resistenza, è in grado di vedere gli innumerevoli esseri senzienti, e riesce a vedere il passato, il presente e il futuro degli innumerevoli esseri senzienti, di ogni zanzara, di ogni formica, anche del più piccolo moscerino, sa esattamente vedere quello che possono vedere, quello che pensano, quello che senza mischiare riesce a vedere e leggere la mente di ogni essere senziente senza mischiare. Quindi Buddha conosce, Buddha
vede esattamente tutti quanti i nostri problemi, tutti quanti i nostri errori, tutti quanti i nostri ostacoli. E quindi Buddha, se fosse, se la nostra vita fosse soltanto nelle vite nelle mani del Buddha, Buddha non vuole che gli esseri senzienti soffrano neanche per un secondo. Buddha non vuole questo, non vuole che noi esseri senzienti soffriamo anche solo per un secondo, assolutamente. Quindi è un'incredibile compassione che abbraccia tutti quanti gli esseri senzienti e cerca di guidare tutti quanti gli esseri senzienti e rivela così il sentiero per condurli di felicità in felicità. Però vedete, come ho detto prima, noi siamo completamente dipendenti, dipende da quello che noi facciamo con la nostra mente, quello che voi fate con la vostra mente, dipende completamente da lì, una sofferenza o la felicità. Per cui se voi non seguite quello che Buddha ha insegnato, non comprendete quello che Buddha ha detto, non seguite quello perché non avete incontrato il Buddha Dharma, non lo sapete, e quindi seguite soltanto la vostra ignoranza, seguite soltanto il vostro, la vostra ignoranza, seguite il vostro attaccamento, la vostra rabbia, seguite soltanto gli errori. Allora quello che voi sperimentate, il risultato che sperimentate da quello, è soltanto sofferenza, non soltanto la sofferenza di adesso, ma anche la sofferenza per il futuro. E quindi e questo è completamente nelle vostre mani, dipende completamente da voi, tutto dipende da voi, dipende completamente da voi. Per cui, come ho detto prima, quindi Buddha non può, quindi se voi seguite il fondatore sbagliato, l'amico sbagliato, la guida sbagliata, allora non potrete mai essere liberi dalla sofferenza. Quindi ancora per centinaia, milioni, milioni di vite senza fine continuerete a sperimentare la sofferenza. Quindi seguendo invece il giusto sentiero, la giusta guida, il giusto fondatore, allora sarete in grado di sviluppare la vostra mente e quindi potete andare da di felicità in felicità fino all'illuminazione. Altrimenti, se voi seguite la vostra ignoranza, seguite la vostra attitudine autogratificante e il vostro egoismo, allora è come seguire la guida sbagliata, l'amico sbagliato. E così, in questo modo, ecco perché la sofferenza da rinascita senza inizio fino ad ora la stiamo sperimentando, e questo rimane senza fine. La sofferenza nel samsara rimane è senza fine, ma il Buddha conosce ciò che io sto dicendo adesso. I innumerevoli Buddha sanno benissimo quello che io sto dicendo, quello che voi pensate. Buddha vede, gli innumerevoli Buddha vedono e possono leggere la vostra mente, quello che voi chiedete, quello che voi pregate. Sicuramente sì, proprio così. Per cui se voi non seguite il Buddha e seguite soltanto il vostro egoismo, la vostra ignoranza, la vostra rabbia, l'attaccamento, allora rimanete a soffrire nel samsara. Quindi questa è la conclusione. Quello che sto dicendo è che coloro che credono in Dio come Dio creatore, allora se loro sono in grado di comprendere
Il Dio deve avere compassione. Il Dio in cui credete deve avere compassione per tutti gli esseri senzienti. Questo vuol dire che Dio desidera che tutti quanti gli esseri senzienti siano liberi dalla sofferenza, che possano avere la felicità. Se Dio ha compassione verso tutti quanti gli esseri senzienti. Quindi le persone che credono in Dio, principalmente la cosa più importante, la prima cosa, la cosa più importante è pensare agli esseri senzienti. Gli esseri senzienti e di non danneggiarlo, di non danneggiare gli esseri senzienti, di non danneggiarli, ma di prendersi cura di loro, di causare loro la felicità. Quella è la cosa più importante, la principale. La seconda è quella di pregare Dio. Non la prima cosa pregare Dio, la prima causa è di non danneggiare gli esseri senzienti e di beneficiarli. E quello è la cosa miglior offerta a Dio. Quella rende l'offerta migliore a Dio. È la cosa che compiace maggiormente Buddha, la cosa che compiace tutti quanti Buddha e Bodhisattva. E sulla base di questo non danneggiare gli altri esseri senzienti, sulla base di questo causare loro la felicità. E quindi se voi fate questo, allora questo fate così, allora non riceverete dei danni dagli altri, perché voi smettete di danneggiare gli altri e quindi smettete di ricevere danno dagli altri, perché smettete di danneggiare gli altri, allora ecco, questo diventa la causa per non ricevere danni a vostra volta. Invece se voi causate la felicità agli altri, questo diventa la causa per voi per ottenere la felicità. Quindi se voi causate la felicità negli altri, non danneggiate gli altri e causate la felicità agli altri, allora quello è di conseguenza il vostro lavoro di essere liberi dalla sofferenza e ottenere la felicità. Questo succede naturalmente. Questo, quando voi lavorate per gli altri, causate la felicità agli altri, questo di conseguenza ottenete la vostra felicità. Questo fa sì che rende quello che compiace maggiormente Buddha e Bodhisattva, per cui le persone che credono in Dio, che Dio è il creatore, molte persone credono in Dio creatore, quindi allora la cosa possibile è quella non di pensare e pregare Dio, ma pensare prima agli esseri sentienti, smettere di danneggiare gli altri, di non litigare, di non danneggiare gli altri. No, quindi quando una cosa non vi piace, allora danneggiate. No, allora così se voi non danneggiate non riceverete danni dagli altri. Se voi credete in questo modo, naturalmente otterrete la felicità. Questa è la cosa più importante. E poi potete pregare Dio. Però allora tutto il mondo così, non ci sarebbero guerre, il mondo ci sarebbe un sacco di pace e felicità dappertutto. Il mondo sarebbe così pieno di pace e felicità, anche gli animali ne godrebbero di questo, non lo sentirebbero questa cosa qua, anche loro desiderano. Quanti milioni di persone in un giorno, milioni, miliardi, zilioni, quante galline, quanti pesci vengono uccisi quotidianamente, quanti hotel ci sono nel mondo, quanti ristoranti ci sono nel mondo, in una città, quanti ristoranti, quanti hotel ci sono in una città, milioni, zilioni, trilioni, ogni giorno vengono pesci, galline, vengono mangiati dagli esseri umani. Al di là degli esseri umani, anche gli animali, anche loro ricevono pace e felicità. Questo è il tipo di educazione che deve essere diffusa nel mondo. Questa, coloro che credono nel Dio, è la stessa cosa. Prima di tutto ci sono gli esseri senzienti. E quindi, di conseguenza, voi ottenete tutte quante le vostre felicità.
sarete liberi da tutte le sofferenze, perché è così, queste succederanno di conseguenza. Questa è la cosa migliore, così. La seconda cosa, pregate a Dio. La seconda cosa, pregate a Dio. Così c'è tantissima pace e felicità. Altrimenti tutte quante le cose che succedono nel mondo, c'è sempre ci sono sempre le guerre. Si prega a Dio, 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 per la pace nel mondo. Poi, poi si ingannano le persone. Sì, uccidono le persone. Le persone, da dove voi ricevete tutte quante le felicità? Voi le uccidete, le ingannate, capite? Si creano tantissimi problemi in questo modo. Ok, ok. Poi ancora è stato menzionato fuori essere senzienti dal sutra, è menzionato che gli esseri senzienti che sono nati, che entrano nella nascita, come il secchio incatenato o legato alla corda e che si butta giù per prendere l'acqua nel pozzo e quindi lo si tira su per portare su, e questo si tira su e si manda giù, così, che gira sempre intorno, no? Ripetutamente, così, in questo modo gli esseri senzienti vagano e circolano dalla nascita alla morte ripetutamente. E così questo disegno è stato fatto in questo modo, no? In modo tale che uno, meglio, se uno segue dalla parte dritta, a destra, fanno vedere la rinascita umana e lo stato intermedio, come questa parte bianca, e come ho spiegato ieri, no? Come che intorno è bianco, e poi dopo c'è come questa stoffa bianca, e poi mostra anche lo stato intermedio dei Deva di colore giallo, e poi a sinistra invece c'è lo stato intermedio dei reami inferiori. Per mostrare questo, allora c'è il colore nero che va verso il basso, come è stato spiegato nell'Amrim Kache Yeshegyalzen, l'Amrim. E poi un altro modo di disegnare gli esseri trasmigratori che vanno verso l'alto, nello stato intermedio di questi esseri, di loro, per mostrare lo stato intermedio di quegli esseri, viene illustrato un sentiero bianco.
e su quello c'è lo stato intermedio che va verso l'alto dopo la morte. E poi c'è un sentiero estremamente nero, molto nero, e sopra questo ci sono gli esseri dello stato intermedio che dopo la morte, dopo lo stato intermedio, andranno in basso. Quindi anche questo viene illustrato. Questo significa che il sentiero bianco rappresenta il sentiero virtuoso degli esseri trasmigratori felici, e mentre invece quello nero mostra il sentiero dei reami inferiori, degli esseri trasmigratori che soffrono, quindi che appunto mostrano le non virtù. Quindi al centro rappresentano i tre menti, i tre veleni mentali, la destra e la sinistra. Quindi queste mostrano il sentiero della virtù e della non virtù, le azioni virtuose e non virtuose, e questo rappresentano appunto, ci sono a destra e a sinistra. Quindi il nero e il bianco rappresentano appunto le azioni virtuose e non virtuose. E poi da queste, dalle quattro nobili verità, ci sono, mostrano la causa della sofferenza e tutte quante, da dove sorgono tutte quante le sofferenze, le afflizioni, c'è questo karma, no? Intorno, e il karma poi al centro sono le afflizioni mentali. E questo viene mostrato in questo. Il risultato della vera sofferenza è che gli esseri senzienti che sono motivati, gli esseri senzienti sono motivati dalle cause che sono le afflizioni mentali, tre menti velenosi, però poi l'azione delle varie azioni, virtù e non virtù, accumulate. Quando si è sotto il controllo di queste due, delle afflizioni del karma, il risultato è che si rinascerà nei sei reami, rinascita nei sei reami. E quindi rinascono nei sei reami e quindi costantemente soffrono e sperimentano di essere tormentati nei tre tipi di sofferenze. E quindi c'è il disegno dei cinque livelli di nella ruota della vita. Ci sono i cinque. Sura e Asura non sono separati, sono disegnati come un unico settore, quindi sono cinque settori, vengono illustrati. Come ho spiegato ieri, i tre reami inferiori significano principalmente la sofferenza del dolore, e gli esseri umani nei quattro continenti, le sofferenze del cambiamento e anche il reame dei desideri Deva, gli Asura e gli Asura, e i fenomeni composti, che per mostrare questo il reame della forma, e qui è detto il reame della forma, i Deva, e hanno disegnato questo, mentre invece il reame della senza forma non viene disegnato, però qui è scritto che per mostrare i fenomeni composti, le sofferenze dei fenomeni composti, per mostrare quello, il reame della forma viene disegnato, e il reame della forma dei Deva viene disegnato, quel posto, il loro posto. Yeah. So,
Geshe-la ha detto che il reame della forma c'è la sofferenza del cambiamento. Lui ha detto questo, ma questo è un in generale, un significato generale. Io penso che il reame senza forma sperimenta soltanto la sofferenza degli aggregati composti. È solamente il reame della forma sofferenza e cambiamento. Io penso così. Nagarjuna disse Nagarjuna ha detto che se c'è l'afferrarsi all'io, se c'è l'afferrarsi all'io, al vero io, afferrarsi al vero io, allora c'è l'azione, quindi karma. E quindi da quello allora viene la rinascita. E quindi da questi tre sentieri, l'afferrarsi all'io, il karma e la rinascita, da questi tre, allora non c'è inizio né fine. Non c'è inizio né fine, non c'è nemmeno intermedio. È proprio esattamente come voi bruciate l'incenso e voi fate così, lo girate, no? Lo muovete e allora fate il cerchio, no? Allora non c'è né inizio né fine. In questo modo, quando girate l'incenso molto forte, no? E così circola continuamente, gira continuamente. Così pure le afflizioni, l'azione. Le afflizioni e l'azione. Delusion action. The suffering of delusion. Le afflizioni, l'azione, la sofferenza delle afflizioni, è detto, che vagano, si circola senza inizio né fine, al centro, incessantemente, attraverso i 12 anelli di interdipendenza, continuano a circolare, a vagare, per mostrare quello viene mostrata l'evoluzione dei 12 anelli, poi vengono spiegati anche in senso inverso. Ci sono molti modi, diversi modi di dipingere i 12 anelli di interdipendenza, ma il principale, il riferimento principale che ce l'ha detto, che è quello del Kadampacho, tutte le qualità di Lamatisha, le qualità segrete del Kadampacho, quel testo. Quel testo Atisha che ha insegnato a Drum Dompa ha detto che così l'ignoranza che è
una madre anziana o una donna anziana, l'ignoranza. Allora, l'ignoranza che una donna anziana cieca vuol dire che rappresenta l'ignoranza. E le azioni composte sono come colui che fa le ciotole di terracotta. Quindi chi produce chi fa le ciotole produce molte contenitori diversi, piccole e grandi. Quindi le azioni composte sono così. Quindi la coscienza è come la scimmia. La coscienza è come la scimmia. Nome e forma sono come entrare in una barca. Che sono le 16 basi. Una casa, poi dopo le sei con una casa vuota con le sei finestre e con nessuno dentro. Questo rappresentano le sei sorgenti. Mostrano le sei sorgenti. E poi il contatto è come il bacio, come il baciare. È come il baciare. Poi dal contatto c'è la sensazione. La sensazione viene mostrata dalla freccia che colpisce l'occhio. E poi l'attaccamento è come bere vino. Poi la bramosia è come prendere i frutti. E poi il divenire è una donna incinta. E poi la nascita o la rinascita è come il figlio che nasce. Ho detto che in certi paesi appunto si parla che il figlio è in Tibet, in Cina, in India, si parla del figlio come la cosa più importante, quindi si usa la parola il figlio, quindi seguendo il figlio, poi da quello c'è la vecchiaia, la morte, che vengono mostrate dal trasportare un corpo morto. Così, in questo modo, se disegnato in questo modo, è la cosa migliore. Questo è il modo migliore. Da quel sutra è detto che tutti quanti sei reami, comunque tutti quanti sei reami, sono legati all'impermanenza, come ho detto ieri, no? L'impermanenza vuol dire che c'è questo, il Signore della Morte, che tiene in mano la ruota della vita e lo tiene in bocca. Questo vuol dire che tutto quanto è la natura dell'impermanenza, che tutto è sotto controllo dell'impermanenza, che tutto l'impermanenza è morte. Così, in questo modo, la morte e l'impermanenza. La morte è il cannibale, la morte è l'impermanenza. Il cannibale è disegnato qui nell'aspetto di Yama, il signore della morte, in un aspetto terrifico. Come è spiegato nel sutra,
Ovunque voi siate nei sei reami, ovunque voi siate, non c'è un posto dove voi non sarete danneggiati dalla morte. Non c'è alcun posto dove noi, voi non morirete. Ovunque voi siate, non siete liberi dalla bocca del Signore della morte. Quindi questo qui, questa tonca che abbiamo addosso noi monaci, sono come le zanne del Signore della morte. È per ricordarci che siamo nella bocca, che non siamo liberi, siamo nel samsara, che voi siete nella bocca del Signore della morte, che è la natura dell'impermanenza. Queste sono le zanne, siete nella bocca del Signore della morte, per ricordarsi del Signore della morte. E quindi vedete che dentro alle zanne c'è proprio, possono essere chiuse, no? In ogni momento si possono chiudere le zanne, e quindi ogni momento possono chiudere, ogni momento la morte può avvenire. E quindi, per ricordarsi della consapevolezza dell'impermanenza, questo ha questo significato dell'impermanenza della morte. Per significare la ruota della vita, tenendo stretto con le che tengono stretto la con le unghie tengono stretto la ruota della vita e la tengono stretto con la bocca, come ho detto. Tutto quanto viene, tutto quanto le esperienze sono sotto il controllo della vera sofferenza, la vera causa della sofferenza, sono queste le due mani che lo tengono stretto. E quindi nel bocca del Signore della morte non si è assolutamente liberi dall'impermanenza e dalla morte. Alcuni dettagli, per esempio, scusate, alcuni dettagli. Quindi la donna anziana cieca quindi la desidera andare nei posti felici, è cieca, però desidera andare in un posto felice e vuole mangiare
del cibo pulito e bere della, delle bevande pulite. Ma siccome è anziana e cieca, allora non può raggiungere, perché è cieca, non riesce a raggiungere il luogo dove desidera andare. E poi siccome è cieca, allora tutto è completamente cieca, allora si arriva al precipizio, nelle rocce, si arriva al precipizio e si cade nel precipizio o nell'acqua. E quindi uno sperimenta tantissima sofferenza. E siccome è cieca non riesce a riconoscere, non riesce a riconoscere cos'è che è pulito, cos'è che è sporco, e quindi cade in un posto dove il cibo è completamente marcio, e quindi a causa della cieca non riesce a riconoscere. Quindi così c'è tantissimo dolore, si sperimenta tantissimo dolore. Così allo stesso modo, in quell'esempio, il significato è che a causa dell'ignoranza, essendo sotto controllo dell'ignoranza, quindi vuol dire che non si conosce sé, a causa dell'ignoranza non si può vedere. Questo è il significato. Essendo sotto il controllo di questa ignoranza, non può ottenere. Non conoscono il metodo e quindi non riescono a ottenere le rinascite superiori di Deva o degli esseri umani. Non possono ottenere la bontà definitiva, la felicità della liberazione. La liberazione della flessione mentale dal karma non possa essere ottenuta. E quindi la bontà definitiva. Quindi uno cade nel precipizio dei reami inferiori, E quindi così uno cade nell'oceano di samsara. E qui dovete sperimentare tutti i tipi di sofferenza. Questo è il significato. Si dà pune tendere la tennis, di den chimbe, si qua, non c'è. Si dà pune tendere la tennis.
Che cosa dice? È il solito, un classico. Quindi Rinpoche sta spiegando le cose in tibetano. L'umza di Nalanda chi è? Dice l'umza di Nalanda in Francia? Lui ha studiato con Geshe Champa Gyatso, con Geshe Champa Techo e tutti quanti dei grandi maestri. Lui ha imparato bene e poi lui ha incontrato una ragazza italiana, ha incontrato una ragazza italiana e che lo voleva così tanto e così lui ha lasciato i voti. È stato monaco per 20 anni. Ah sì, ah, è detto che per 20 anni, per comunque l'idea era la sua idea, ma naturalmente non c'era assolutamente, una volta quando siete coinvolti non c'è modo, ma sto parlando dipende e quindi non c'è modo. E poi ancora Rinpoche spiega ancora in tibetano. Quindi stava dicendo, poi c'era un umze che poi si è smonaccato perché aveva pensato di stare per 20 anni, di stare con lei e poi dopo di diventare monaco, però naturalmente questa era la sua idea, ma poi naturalmente non c'era assolutamente modo, una volta che uno è coinvolto non è possibile, non succede così. Comunque Rinpoche sta continuando a spiegare in tibetano. Sto parlando ancora della ruota della vita, sempre in tibetano. Si percorlo. Allora,
Now this is the end of the course. Dice, questa è la fine del corso, penso. E penso che sono sicuro che voi avete la chiaroveggenza adesso. Adesso avete la chiaroveggenza. Probabilmente avete l'onniscienza. Probabilmente avete ottenuto anche l'onniscienza. È proprio così, un buon esempio, questo che cade nel fango, che è molto difficile uscire dal fango. Quando si è così attaccati al samsara, allora tutta quanta la vita viene impiegata nel distruggere i nemici e cercare di prendersi cura degli amici. E quindi così si crea tantissima, tantissima sofferenza, esagerazione, un'esagerazione. Tutta la vita è completamente intera, tutta la vita in dipendenza dell'ignoranza. Allora uno vaga nel samsara e sperimenta tutti i vari tipi di sofferenze. E quindi ci sono appunto le formazioni karmiche. Le formazioni karmiche, i duci chiele. Motivate dall'ignoranza, prima di tutto i 12 anelli dell'interdipendenza, motivati dall'ignoranza. Nel samsara senza libertà si vaga, si circola, che questo fa sì che ciò che fa circolare nel samsara senza libertà. Poi il buon karma e il cattivo karma, i vari tipi che si compiono con, attraverso corpo, parola e mente, quello è rappresentato nella ruota della vita. Tutti i vari tipi di contenitori vengono prodotti da colui che fa i contenitori, quindi tutti i vari tipi di contenitori, grandi, piccoli, queste sono le azioni composite, ok? Le azioni composte. Come portano come risultato le rinascite nel samsara, il corpo, i possedimenti, tutti questi tipi, queste cose vengono prodotte, buone e cattive, questo è il significato. Quindi il terzo anello, la coscienza, cioè cos'è quella coscienza, la terza, la coscienza e la mente, ci sono sei coscienze. Questa è la coscienza della mente, quella che va di vita in vita, quella che viaggia. Delle volte chiedete questa cosa, fate questa domanda, è ciò che va di vita in vita, la stessa coscienza, la coscienza mentale che trattiene le coscienze contaminate della mente, che ha il potere, detiene il potere del karma, il potere del karma di rinascere nel samsara ripetutamente. Quella è la coscienza, la terza. Quello che viene, questo viene rappresentato dalla scimmia che salta di ramo in ramo.
o da un albero all'altro. Va da un albero all'altro, sempre Eric che salta. Questo rappresenta questo, è la stessa coscienza, la coscienza della mente che va da una vita all'altra. Ora il nome e la forma, il quarto nome e forma, i cinque aggregati, la sensazione, il riconoscimento, le azioni composte, la coscienza, queste quattro, queste appaiono solo alla coscienza della mente. Per cui nome e forma, nome significa quelle menti, quelle quattro, il nome. Forme, la forma è la parte fisica. La parte fisica è la forma. Per cui esempio è il passeggero nella barca che viaggia, che entra nella barca da questa parte, va nell'altra sponda continuamente. Quindi la coscienza va da questa vita, va nella vita successiva. E questo vuol dire questo, che la coscienza è come la barca. Come la coscienza, come la barca, la coscienza che va da questa vita alla vita successiva, come la barca, come la barca. Come la barca. Il padre e la madre, i costituenti del padre e della madre, la coscienza viene concepita nell'incontro dei due, e quella è la forma, quella è la forma, quindi lo sperma dell'ovulo della madre, quella è la forma, e quindi la coscienza entra lì, vuol dire che va lì, va nella vita successiva, quindi viene concepita in quello, e quella è la barca, la forma. Per cui il vostro corpo è come la barca, la nostra coscienza è colui che viaggia, è il viaggiatore. Il corpo temporaneo, il corpo è come la barca temporanea, per cui la coscienza è ciò che viaggia, che va da qui, si lascia questo e poi la coscienza va nella vita successiva, per un breve periodo, non per sempre, è semplicemente per un breve periodo, questa coscienza in questo corpo che è come una barca e poi va nella vita successiva. Gyavakasa Gyaso, il settimo Dalai Lama, disse: Dopo che siete nati, anche solo un secondo non hai assolutamente scelta. Sempre corri verso la morte. Davanti, di fronte al Signore della Morte, sempre corri verso il Signore della Morte.
Prabhupada dice io sono vivo, dice che io sono vivo, ma effettivamente voi state sempre correndo, andate, correte sempre verso dove voi morirete, dove c'è il pericolo di morire. Sempre, sempre si corre verso la morte. Anche il Bodhisattva Thomme Sampo disse nelle pratiche di Bodhisattva, il corpo fisico è come come un guest house, come un albergo. Questo corpo è come un albergo, l'albergo, questo corpo è l'albergo in questo periodo, è l'albergo di questo corpo, che è stato lasciato dal padrone, che è la coscienza. Thomas Sampo disse che l'albergo del corpo è lasciato dall'ospite della che è la coscienza, che se ne andrà in ogni momento. La morte può avvenire in ogni momento. O il quinto anello, appunto, sono le sei basi. Sono le sei basi. E quello è, c'è una casa dove dimorare per vivere, ma non c'è nessuno che abiti dentro, non c'è nessuno che è nella casa. Queste sei basi che sono state realizzate già, ma l'ospite, i sensi non sono ancora attivi. Come appunto l'ospite, il senso della vista, dell'orecchio, del naso, eccetera, c'è la mente, ma gli organi sensoriali non sono ancora attivi. I sensi sono la base per quello che possa, sono le basi per gli organi sensoriali, ma questi non sono ancora attivi. Per questo si chiamano le sei basi in quel momento.